miei ospiti, che come vedete stasera sono tanti, quando non parlate, spegnete il microfono così è più facile per gli altri sentire ed avere meno disturbi di sottofondo. Grazie, saluto chi ci segue attraverso i social e chi ci segue attraverso le TV. L'argomento di questa sera, il principale argomento di questa sera è il tumore alla mammella, ne parliamo con alcuni dei maggiori esperti che ci sono sul territorio nazionale, ma soprattutto in Calabria. E ne parliamo con il professor Massimo Federico, fondatore del centro tumori di Modena e presidente dell'associazione Angela Serra. Sempre per l'associazione Angela Serra, ve le dico così come scendono sul vostro teleschermo, abbiamo il dottor Attilio Gennaro che è il responsabile di questa associazione per quanto riguarda la ricerca. Abbiamo il piacere di avere una chirurga donna, non sono tantissime in Italia, ne abbiamo una in Calabria che tra l'altro molto brava, è all'azienda universitaria di Germaneto, è la dottoressa Maria Renne, che è chirurga senologa. E poi, come vi dicevo prima, abbiamo grandi esperti per quanto riguarda l'oncologia e c'è il professor Piero Sandro Tagliaferri, che è professore all'Università Magna Grecia di Catanzaro ed è il coordinatore della Press Unit appunto di Germaneto. L'onorevole Sapia, che in questo momento forse è caduto il collegamento, è nostro ospite perché spesso si è occupato di questo argomento, ha un suo parere, una sua presa di posizione e vorrei insieme a lui poter affrontare questo argomento per poter sottolineare come e dove potersi curare nella nostra regione, che è la Calabria. Ma grazie all'esperienza del professor Federico, sicuramente faremo un confronto, un riferimento anche a quelle che sono le opportunità fuori della nostra regione. Nell'attesa che ritorni il collegamento con l'onorevole Sapia, io partirei proprio con il professor Federico per sapere da lui qual è oggi la situazione, visto che tra l'altro lei è consulente per più regioni, credo stasera lei si trovi in Puglia, magari domani sarà in Emilia-Romagna, quindi a Modena. E allora, qual è la situazione in questo momento per il malato di tumore, soprattutto per quanto riguarda le donne malate di tumore alla mammella? Il Covid ha bloccato, ha creato delle difficoltà. Ha il microfono spento, professore. Ecco, sta rientrando. Professore, ha il microfono spento. Perfetto. Ok, sì. Se vuole dare la precedenza all'onorevole Sapia, io posso aspettare. Decida lei, Nadia. Pronto? Mi sa che ci sono problemi di linea. Sì, io vi sento. Avete difficoltà a sentirmi? Onorevole A Sapia, molte mi se ne va. sente? Sì. Ok, allora io con lei vorrei fare una piccola introduzione per poi passare nel vivo della trasmissione perché mi sembra pur giusto dirlo. Lei è un parlamentare di 5 Stelle, lo è ancora oggi perché lei è tra quelli che non hanno votato la fiducia al governo Draghi. Ma a dire la verità non sono più un parlamentare del Movimento 5 Stelle perché sono stato espulso dal gruppo parlamentare per non aver votato la fiducia e esco dal movimento a testa alta ritenendo di non aver tradito i principi e i valori democratici. Non ho voluto votare la fiducia e in questo ne sono convinto, non la rivoterei per altre 100 volte. E ripeto, esco fuori a testa alta al Movimento 5 Stelle e vado avanti per la mia strada, lottando per le strutture della sanità calabrese e stando vicino ai cittadini calabresi, al territorio calabrese tutto. Sono molte cose che non vanno, io rimango vicino a loro, non mi faccio inebriare dal potere del governo e rimango coerente con le mie idee che poi sono stesse del Movimento 5 Stelle. Purtroppo il Movimento 5 Stelle in qualche modo sì, va in un'evoluzione, va in una strada che io ancora non ho ben concepito e rimango fedele ai valori dell'antisistema e vicino ai cittadini. Quindi lei stasera è con noi come alternativa c'è, questo è il nuovo.
Ma questa è una componente che ci dà gli strumenti per poter lavorare a livello parlamentare, per poter presentare interrogazioni, per poter presentare tutto quello che è nella vita dell'attività parlamentare che c'è, gli emendamenti, interventi in aula e il legislativo a supporto, cioè gli strumenti per poter svolgere tranquillamente l'attività parlamentare. C'è una contraddizione da dire, un cortocircuito, perché io al momento sono stato espulso dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, ma in realtà sono ancora all'interno del Movimento 5 Stelle. Credo che a breve si chiarirà questo cortocircuito e vediamo. Ve lo ripeto, vado avanti per la mia strada. È chiaro che sono molto amareggiato per come si è conclusa l'avventura del Movimento 5 Stelle, a cui ho dato 12 anni della mia vita. Ricordo che sono stato il primo consigliere comunale eletto in Calabria. Abbiamo fatto tantissime battaglie, dall'ambiente alle trivelle, al consorzio di bonifica, alla malaripurazione, alla sanità. E questo, adesso si va avanti, ci siamo separati, vediamo. Vi siete separati? Avrà ragione. Qualcuno dice che in realtà, come lei stesso ha detto, qualcuno sottolinea che non c'è una reale espulsione, ancora non c'è niente di ufficiale per l'uscita dal partito. Al momento siamo soltanto fuori dal gruppo parlamentare. Quello che a noi interessava sapere è che... Sì, prego. Il motivo è che nel programma di Draghi non si parla assolutamente di Sud. Ad esempio nella sanità si guarda soltanto alla ristrutturazione della rete territoriale, ma non si parla di rete ospedaliera. E adesso sono, diciamo così, curioso di vedere come il governo Draghi affronterà il secondo decreto Calabria che è stato fatto, perché ancora non è stato portato a compimento, mancano molte figure, mancano le figure di due subcommissari, mancano le figure dei tecnici da affiancare alle strutture della commissariale antimafia, sia all'ASP di Reggio Calabria che all'ASP di Catanzaro. Sono curioso anche di vedere come il governo Draghi cercherà di limitare la mobilità passiva, che è un enorme danno, la mobilità passiva sanitaria, che è un enorme danno per la Calabria. Vediamo, noi saremo sempre pronti a vigilare, ma è chiaro che la nostra alternativa c'è, non è che va in contrasto al Movimento 5 Stelle. In realtà siamo tutti del Movimento 5 Stelle all'interno di questa, ex del Movimento 5 Stelle, all'interno di questa componente parlamentare. Farà una sana opposizione al governo Draghi e non lascerà l'opposizione soltanto nelle mani di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni. E poi in democrazia si sa che c'è bisogno di un'opposizione, altrimenti che politica si può andare avanti, perché una sana opposizione che fa notare le storture dei provvedimenti fa sì che vengano corretti e si lavori meglio. Io la ringrazio, ma questo è un argomento che magari se lei vorrà affronteremo anche insieme a qualche altro collega. Sì? C'è una domanda del signor Aloisi, non rimarrò fermo ad aspettare il ritorno del figlio prodigo. Sì. Anche se lei risponde brevemente, onorevole Sapia, se lei risponde brevemente, perché l'argomento è un altro, stasera non voglio far attendere la coerenza in politica paga sempre, perché se non c'è coerenza in politica il resto è fuffa. E io andrò avanti e non aspetto ripescaggi, perché non sono né una trota né un pesce spada. Bene, onorevole, poi la inviterò se lei vorrà accettare insieme a qualche altro suo collega per affrontare proprio la tematica politica. Stasera invece io vorrei si potesse partire proprio col tentare di comprendere anche una sua posizione, e cioè le donne affette da tumore al seno in Calabria spesso hanno delle difficoltà, non ultima la lettera dell'avvocata Giannina Locane, che ha messo in evidenza le difficoltà all'accesso nelle strutture per poter fare anche degli esami, carenza di personale, carenza di attrezzature. Però a volte quello che non viene sottolineato è la qualità, la professionalità dei medici
come dire, la difficoltà e l'ingiustizia quando si incappa in strutture non adeguate. E a proposito di questo io volevo chiedere a lei se vuole ribadire la sua posizione in merito alla possibilità di effettuare interventi anche in alcune strutture private o strutture pubbliche che non sono breast unit, perché noi abbiamo da poco, ma le abbiamo riconosciute da poco, le breast unit in Calabria. Vuole sottolineare questo suo pensiero, così poi ne parliamo con i nostri ospiti? Sì, ma io se ricordo bene, è nello scorso autunno che ho iniziato ad occuparmi della questione degli interventi per la rimozione dei tumori alla mammella. Quindi io lessi una lettera di una signora, una paziente oncologica, Francesca Fuoco, il quale contestava le conseguenze del decreto con cui i commissari alla sanità, commissari governativi, avevano escluso le strutture private dal trattamento chirurgico dei tumori alla mammella, senza preoccuparsi delle quattro prese all'interno del territorio regionale. E ricordo che fu proprio la signora Fuoco a testimoniare gli effetti di quel decreto, raccontando che il suo chirurgo le aveva indicato il Policlinico Gemelli di Roma per proseguire del percorso per l'adiuvanza chirurgica, così come fanno tutti gli altri pazienti oncologici. Quello che io ho segnalato anche con un'interrogazione parlamentare, tra parentesi, qui c'è ancora il problema dell'immigrazione sanitaria di persone colpite nel fisico che devono lasciare la famiglia, non prendere la valigia. E devono andare a curarsi fuori regione o fuori nazione per chi ha i soldi per andarsi a curare. Io, ad esempio, sono un doppio paziente trapiantato per 2 volte di rene e ho fatto 2 trapianti di rene al Sant'Orso di Bologna. Quindi so il disagio che si ha lasciando a casa la famiglia e non è soltanto un disagio psicologico e affettivo lasciare a casa figli e altro. Ma si va incontro anche delle esperienze. Sono stato a Bologna allora 21 giorni la prima volta e 18 giorni la seconda, quindi sono delle spese per poter affrontare la degenza. Non ci vuole qualcuno che ti viene a visitare anche per una parola di conforto quando si è lì, e quindi spese su spese. E quindi ancora una volta il problema dell'immigrazione sanitaria. Ho presentato un'interrogazione parlamentare, ma il ministro non ha risposto né tramite il commissario governativo. È chiaro che che va fatto un giusto equilibrio tra la sanità privata e la sanità pubblica. Ma allora ricordo che c'è stato E anche cosa il. intende lei per giusto equilibrio? Ma il giusto equilibrio non è che il privato può sostituire il pubblico, né il pubblico dipendere da essa, ci va fatto un giusto equilibrio. Ma se ad esempio ricordo bene che allora c'era l'istituto di privato il Marrelli che aveva superato i budget, e quindi molta gente mi chiamava piangendo dicendo: guarda, non mi fanno fare più la radioterapia perché per una questione burocratica non mi fanno fare più le cure. Ma una persona affetta da tumore può capire le ragioni del budget, dell'extra budget, o pensa soltanto a cercare di guarire e cercare di affrontare la terapia con più serenità possibile? Noi dobbiamo mettere i pazienti calabresi affetti da tumori, da altre Onorevole malattie, Sapia, vogliamo a sentire poter in merito. affrontare. Sì, no, ma tanto avrà tempo di intervenire. No, volevo dire, vogliamo sentire in merito Inoltre, Donata, per completezza di informazione, per completare l'informazione, il reparto di attività chirurgico-senologica di Colleferro è chiuso, non fa interventi. Non fa interventi. No, e puoi Quindi, ripetere perché la tua linea è disturbata. Quale reparto non fa interventi? quello di Crotone, il reparto di chirurgia senologica di Crotone non fa interventi. Quindi si può dare la possibilità ai pazienti calabresi di curarsi in Calabria, sì o no? Per questo io ho anche contestato aspramente il decreto fatto da allora Cotticelli per le breast unit. Sapia, a volte però, siccome ci sono le strutture per poter fare interventi e tutto il resto,
bisogna capire anche che cosa si intende per curarsi. Volevo in merito far intervenire il professore Federico come esperto, perché lei spesso, professore Federico, è consulente delle regioni proprio per organizzare questa rete della cura. Lei ha ascoltato che cosa ha detto Sapia? Sì, ho ascoltato e non vivendo in Calabria, ovviamente, come dire, non posso aggiungere niente alle cose che ha detto l'onorevole Sapia. Posso però cercare di dare, vorrei dare un contributo per appunto trovare una soluzione, provare a dare una soluzione equilibrata ai problemi dell'assistenza ai malati oncologici in Calabria in generale e nello specifico. Tema di questa sera, delle pazienti con tumore al seno. Quello che noi sappiamo in Italia, in Europa e in tutto il mondo è evoluto, che la cura del tumore al seno, quando viene fatta in centri che hanno un volume di attività adeguato, produce migliori risultati. In Italia, già da diversi anni, è stata recepita una come dire, raccomandazione europea che quasi impone, dice che diciamo, le breast unit devono essere distribuite sul territorio nazionale e questo è diciamo, nella direzione del diritto all'accesso alle cure, ma devono essere dotate degli strumenti in base ai quali le stesse breast unit possono essere definite efficaci, efficienti. L'unità di misura di una breast unit oggi per comodità è rappresentata dal numero di interventi chirurgici importanti alla mammella che vengono fatti in quella struttura nell'arco di tempo di un anno. E diciamo la regola accettata in Italia è che non si deve procedere all'attivazione di breast unit se non si realizzano almeno 150 interventi al seno in un anno e ogni singolo operatore dovrebbe essere in grado di fare almeno 50 interventi chirurgici all'anno. In aggiunta a questa capacità del chirurgo senologo, no, come dire, di tenersi allenato facendo molti interventi, poi una breast unit deve avere un servizio di radioterapia. Deve avere un team di oncologia medica, deve avere gli esperti della riabilitazione, deve avere un percorso che consenta veramente la diagnosi precoce. Quindi, diciamo, una breast unit lavora meglio se è inserita in una regione dove funzionano gli screening, dove i tumori della mammella vengono diagnosticati precocemente e vengono correttamente indirizzati alle strutture di riferimento. Autorizzare un pubblico o un privato, e qui non c'è nessunissima differenza tra pubblico e privato, a continuare a operare con bassi volumi di attività, in qualche misura significa negare un diritto alla salute, perché un chirurgo che opera 10 tumori della mammella all'anno, ovviamente non può definirsi uno specialista di chirurgia senologica, perché per guadagnarsi lo stipendio dovrà pure fare mille altre cose, no? Perché 10 interventi all'anno si fanno in una settimana, in 2 settimane al massimo. Ecco. Quindi il resto dell'anno uno deve, quindi è un'attività diluita. Ma un chirurgo che fa pochi interventi al seno, ripeto, nel pubblico o nel privato, come dire, finisce per non essere quasi, per non essere all'altezza. E se poi non ha al suo fianco un team di oncologi medici che seguono le persone operate e che si tengono aggiornati su quelli che sono i trattamenti e che seguendo i pazienti, le pazienti possono in qualche maniera diciamo, perfezionare la loro capacità professionale attraverso l'esperienza quotidiana. Alla fine di tutto questo, chi ci rimette è la donna che si fa operare in una struttura inadeguata. Quindi la mia raccomandazione è quella di fare in modo che in una regione come la Calabria vengano promosse le breast unit che sono in grado di erogare un numero sufficiente di prestazioni all'anno. Poi sta alla abilità del commissario di turno o del responsabile, no, della sanità di turno
no, di mettere insieme le forze. Ma che ne so, dico, se a Locri fanno 50 interventi e a 20 km di distanza fanno altri 50 interventi e a 20 km di distanza ne fanno altri 20, bisognerebbe trovare la soluzione per mettere insieme questi professionisti e fare in modo che si facciano i 150 interventi in una struttura e che si possa e che quella struttura possa avere un servizio di radioterapia, possa avere un servizio di diagnostica qualificata, un servizio di anatomia patologica qualificato, cioè tutto quello che serve perché la donna che viene indirizzata a quella struttura possa avere il meglio delle cure. Quindi, la stella polare in questa direttiva deve essere organizzare e autorizzare solo quelle strutture che sono in grado di erogare un servizio efficiente. Poi una fase di transizione mi immagino che ci dovrà essere. Grazie professore, io torno presto da lei. Volevo solo far dire al professore Tagliaferri, che è coordinatore della Breast Unit dell'azienda ospedaliera universitaria, come è fatta la Breast Unit che lei coordina a Catanzaro? Allora, ringrazio per questa domanda e naturalmente sono in pieno accordo con quanto detto dal professore Federico, con il quale abbiamo condiviso, credo, 25 anni di battaglie e di lavoro insieme. Quindi, in realtà, la pressione che abbiamo costruito è nata sull'esperienza pregressa che avevamo già costruito come rapporto fra la dottoressa Renne, che è la vera anima chirurgica della nostra Breast Unit, e il nostro gruppo, e che poi si è allargata. In questo momento rappresenta tutte quelle figure professionali, culturali, che devono far parte di una Breast Unit. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella Breast Unit c'è la figura del chirurgo senologo, naturalmente, c'è la figura dell'oncologo medico, c'è l'anatomopatologo, che in realtà sta in un altro istituto ma è in diretta collaborazione con noi, c'è il radioterapista, c'è il farmacologo clinico per tutte le problematiche che implicano la farmacologia clinica, c'è il genetista, parliamo sempre in genere di docenti universitari ma non esclusivamente, c'è praticamente ovviamente l'oncologo medico e c'è il fisioterapista, quindi il medico riabilitatore. Tutte queste figure sono integrate funzionalmente, nel senso che ogni la Breast Unit ha un suo momento di riunione. A questo momento di riunione partecipano tutti questi specialisti o sulla base naturalmente delle esigenze del momento, e ogni caso viene gestito seguendo quello che è il PDTA aziendale, per cui vi sono dei percorsi. Per esempio, non esiste più l'idea che il paziente vada al chirurgo, viene operato, poi subentra l'oncologo medico, poi subentra il radioterapista. No, verosimilmente ci sono delle pazienti che devono fare prima la chemioterapia, poi la chirurgia, altre pazienti che devono fare prima la chirurgia e poi la chemioterapia. E avere nell'ambito di questo gruppo tutte queste figure significa fare la scelta più opportuna per la paziente, fermo restando che una figura chiave per esempio è anche il radiologo senologo, che è una forma di specialità oggi non particolarmente, non frequentissima, se parliamo di radiologo senologo in grado di fare della diagnostica avanzata e di fare anche delle biopsie avanzate. Quindi il sistema è: c'è un PDTA aziendale, la Breast Unit applica questo PDTA aziendale attraverso un rapporto di integrazione e di interdisciplinarietà, avendo presenti tutti quegli attori che sono necessari per la declinazione di questo percorso. Grazie professore per la spiegazione. Onorevole Sapia, nel momento in cui lei ha pensato di fare questo intervento a favore della riapertura delle altre strutture, ha tenuto presente quanto i due professori ci hanno appena esposto? Ma io nell'intervento che ho
sviluppato nell'interrogazione parlamentare che ho fatto, ho sottolineato un aspetto, cioè l'aspetto grave che nel DCA numero 100 del 2020, fatto allora dal commissario Cotticelli, è fatto divieto a tutte le altre strutture non presenti in quelle della rete, che sono i tre hub, soltanto i tre hub, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, che hanno fatto divieto di erogare prestazioni chirurgiche a chi per il trattamento del tumore alla mammella. Io questo ho sottolineato, dunque ho anche scritto e poi ribadito al commissario di allora che tale divieto si poneva in conflitto con gli assunti normativi e regolatari da me descritti prima. Quindi che senso ha penalizzare la rete SPOC o le altre unità operative chirurgiche della rete ospedaliera e soltanto prediligere i tre hub? Io questo ho detto al commissario Cotticelli e al ministro Speranza, ma nessuno ha inteso rispondere. Magari Speranza è impegnato con il rifacimento della rete del piano pandemico. Vorrei parlare con Attilio Gennaro. Ad Attilio, al dottore Gennaro, tu vorrei chiedere questo, ma come Angela Serra, tra l'altro come ricercatore come responsabile per la ricerca sul cancro, il fatto che l'onorevole Sapia si sia preoccupato di poter dare più opportunità ai malati sul territorio, per chi fa politica credo che sia una cosa più che giusta. È importante, perché il cittadino a questo punto sente che c'è qualcuno al quale poter dire: ma io non so dove curarmi, non so come muovermi. E quindi l'onorevole Sapia, io credo che abbia avuto l'intenzione di rispondere a queste grandi esigenze che ci sono sul territorio e non far partire le persone e mandarle fuori dalla Calabria, non essendo poi tra l'altro una persona, un medico, comunque magari non ha la conoscenza di tutto quello che era necessario. Stasera gli si può dare un'informazione importante. Angela Serra segue tantissime donne. Ma io non ho bisogno di avere informazioni importanti. Se io faccio un'interrogazione parlamentare, la ritengo giusta, di che ci sono stati violati degli aspetti normativi, quindi non è che sono qui lezioni o devo andare a scuola. No, non volevo dire questo. No, non volevo dire questo. No, 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 no. Allora, mi sono spiegata male, non volevo dire questo, mi sarò spiegata male. No, guardi, volevo soltanto. No, no, ma perché darle delle lezioni? Non era assolutamente questo, no. Noi stiamo dicendo quello che esiste in Calabria. Certo. E siccome l'associazione Angela Serra segue tantissime donne, volevo che lui portasse anche l'esperienza di quello che si vive sul territorio attraverso queste donne. Pensi, onorevole Sapia, io credo che lei conosca l'Angela Serra, però una delle pochissime associazioni che si è addirittura preoccupata delle parrucche per le donne che facevano la chemioterapia, una sensibilità che non hanno poi tutti. Fa una grande dottore opera, Gennaro, prego. Allora, io credo che semplicemente sia, come dire, non sia stato un problema legato a... Secondo me è una cattiva comunicazione, perché dire è stato fatto divieto di operare è diverso. Il divieto di operare è stato dato perché magari gli interventi erano talmente pochi da non consentire un'expertise tale da parte dei chirurghi per trattare in sicurezza. Ovviamente l'esperienza di un medico, la bravura di un medico, l'anno, il numero di pazienti che questo medico riesce a incontrare durante il corso del suo lavoro. Ovviamente le breast unit hanno questo parametro che le identifica di 150 interventi, appunto per questo, perché un medico che fa 150 operazioni ovviamente acquisirà una manualità molto più brillante di un medico che ne segue 10 o 15 all'anno. Quindi in realtà chiudere, non dare la possibilità ad ospedali, diciamo, che facevano meno interventi, è una tutela per la donna, non è una cosa negativa. Poi un altro fattore che voglio aggiungere
è che il tumore alla mammella non è un problema legato solo alla chirurgia, ma è una patologia estremamente complessa. Io ho fatto anche parte di una unit, ne sono stato il responsabile scientifico, ed è lì veramente che si tutela durante la riunione multidisciplinare. Se in un ospedale, pensi onorevole, uno di questi tre centri, non abbiamo solo il chirurgo, ma ogni settimana c'è una riunione multidisciplinare dove si siedono l'oncologo, il chirurgo, il radiologo, il radioterapista, e insieme scambiano le loro esperienze per produrre la migliore proposta terapeutica per quella donna. Quindi diciamo sono dei centri specializzati per trattare la malattia. Non permettere a tutti i centri di fare quelle cose perché non hanno le caratteristiche, perché non c'è proprio come dire, il bacino d'utenza per raggiungere i numeri necessari ad acquisire questa esperienza. In realtà è una forma di tutela. Noi come agenzia, noi come associazione Angela Serra abbiamo studiato un progetto, siamo un'associazione per la ricerca sul cancro, in cambio abbiamo messo su un progetto scientifico che si chiama Agenzia No Viaggi, dove abbiamo creato una sorta di rete oncologica abbastanza, definirei quasi casalinga, tra professionisti che erano già di nostra conoscenza, di cui conosciamo il valore, e riusciamo a inviare le persone a questi professionisti. Raccoglieremo i dati e vedremo questo approccio di sportello di Agenzia No Viaggi che impatto avrà avuto nel tentare di ridurre la migrazione sanitaria. E io personalmente sono stato, diciamo, assolutamente contento del decreto, perché le verità, l'unica regione in cui la direttiva non era stata, diciamo, presa in considerazione era Calabria. Io mi sono occupato di questo le ultime due giorni erano rimaste, nel 2016 se non sbaglio, chiedo aiuto al prof, erano rimaste la Puglia, la Sicilia e la Calabria come regioni italiane che non avevano recepito le direttive. In quell'anno, nel 2016, si è, diciamo, consolidata la rete delle breast unit in Puglia e successivamente in Sicilia, mancava solo la Calabria che è arrivata. Quindi ovviamente auspico che la possibilità di diventare breast unit si possa estendere anche alla provincia di Crotone, perché magari in quella zona, no magari, sicuramente è rimasto un po' scoperto. Forse un'idea corretta potrebbe essere quella che suggerisce il prof Federico, magari individuare dei centri che hanno un'utenza di 50 casi a testa e insieme possono fare 150 casi e cercare di riunirli in un'unica struttura. Questa potrebbe essere una soluzione valida. Ma attualmente quelle donne che sono migrate al Gemelli potevano trovare risposta per l'intervento e per avere un consulto multidisciplinare, quindi una risposta importante ai propri bisogni, potevano trovare quella competenza o alle due strutture che ci sono a Catanzaro. A Reggio Calabria so che è stata data la possibilità di adeguarsi perché faceva, mi pare, una cosa come 70 casi. Ovviamente c'è un bacino di abitanti e donne che consente a Reggio Calabria di rendersi più attrattivo, cercare di tenersi pazienti, perché se Reggio Calabria fa 70 interventi all'anno significa che un sacco di donne di quella provincia vanno a farsi operare in giro per l'Italia. Però a Reggio è stata data la possibilità. E sentiamo che cosa ne pensa l'onorevole Sapia di questo. Onorevole Sapia, ha difficoltà a sentirci ogni tanto. Onorevole Sapia, mi sente? Ma, ogni tanto ho qualche difficoltà. Ma ho compreso bene. Sì, sì, la sento, la sento. Volevo solo dire a chi ci scrive che un po' ci fa... la comunità. Sì. Ecco, a chi ci scrive, se fanno i messaggi un po' più corti, perché altrimenti abbiamo difficoltà. Buonasera, si è pensato ad un coordinamento istituzionale con i medici di famiglia per coinvolgere le pazienti? Hanno tolto il messaggio, se ce lo rimandano dalla regia poi lo rileggiamo. Onorevole Sapia, che cosa risponde al dottore Gennaro? Ma, poteva andare... chi è stata mandata a Roma non è che
a colpe o altro, se i pazienti vengono indicati ad andare in altre strutture dai medici che li stanno curando, si può fare a loro una colpa. Se gli dicono che devono andare a Roma per continuare i controlli, per la guanza chirurgica, andare al Gemelli perché manca la possibilità, allora il paziente va. Io mi ricordo bene, perché lo sono andato a rileggere, ho fatto la ricostruzione dell'intero iter normativo ed è quello che io vado ho contestato. Mi pare strano che nessuno allora mi abbia risposto e ho dato indicazioni a persone che allora erano in sofferenza, persone oncologiche chiaramente. Mi è consentito di fare un commento alle prego, cose... prego, prego, professore. Allora, io apprezzo la passione con la quale l'onorevole Sapia sottolinea le ragioni che lo hanno spinto a muoversi in questo settore. Però mi piacerebbe che potesse valutare che anche le cose che ho detto io o le cose che ha detto il professor Tagliaferri o che ha detto il dottor Gennaro non sono state raccontate per tutelare privilegi di qualcuno. No, ma ci mancherebbe. Sono state dette solo ed esclusivamente per cercare di mettere di ristabilire la corretta gerarchia dei valori. Cioè, io ho molti anni di esperienza alle spalle per ragioni di età e quindi, ho accumulato anche esperienze positive e meno positive. Mi sono convinto di una cosa, che per cercare di risolvere un problema bisogna capire qual è il punto più importante da salvaguardare. Allora, nella vicenda delle breast unit, il punto più alto da salvaguardare è la salute della donna. E in Calabria, certo, tutelare la salute della donna significa mandare a calci nel sedere tutte le persone che non hanno mai saputo organizzare i programmi di screening che avrebbero consentito a più donne di avere una diagnosi precoce e quindi una possibilità di guarigione maggiore. Purtroppo abbiamo assistito alla proliferazione di privilegi, cioè un medico, un professionista che è assunto pretende di avere il diritto di fare delle cose. Io sono dell'idea che una persona che è stata assunta in una struttura pubblica è uno fortunato perché c'ha lo stipendio, ma ha il sacrosanto dovere di guadagnarsi lo stipendio. E quindi bisogna assolutamente che rimettiamo ordine. Per i tumori della mammella bisogna partire dal diritto della donna ad essere curata bene rimanendo a casa. Lei ha sottolineato il grandissimo disagio economico e umano, no? A farsi curare lontano da casa. Molte volte l'indicazione di andare a farsi curare al Gemelli piuttosto che all'Istituto Europeo di Oncologia è un malcostume anche dei medici. Medici pubblici dovrebbero lavorare perché il sistema pubblico funzioni. Cioè, se un medico pubblico dice no, ma io a mia moglie o a mia sorella gli consiglio di andare a Milano, vuol dire che non si è guadagnato bene lo stipendio, mi permetto di dire. Cioè, lo sforzo deve essere, voi politici e noi professionisti, deve essere quello di costruire realtà. La gente non andrà a Roma a farsi curare se i politici sceglieranno gli amministratori giusti che sapranno scegliere i professionisti giusti. Se a Crotone o a Catanzaro si porta un bravo chirurgo, un bravo radioterapista, un bravo oncologo medico, un bravo fisioterapista, un bravo chirurgo plastico, la gente sarà orgogliosa di Catanzaro e non avvertirà il bisogno di dover andare lontano da casa. Catanzaro però il sistema non deve per forza garantire la presenza in team multidisciplinari di professionisti che forse non se lo meritano. Quindi la vigilanza deve essere, a mio avviso, onorevole, sulla qualità dei professionisti, non sulle norme, perché le norme purtroppo, essendo di carattere generale, quando poi vengono calate nella singola realtà, più spesso trovano un burocrate che le interpreta per mantenere il proprio orticello.
no? Per non scontentare l'amico, per non scontentare il collega, per non scontentare il vicino di stanza. Invece bisognerebbe avere il coraggio di incidere. Quando c'è un ascesso, il modo migliore per guarire l'ascesso è inciderlo, non metterci pannicelli caldi. Onorevole in Calabria bisognerebbe avere il coraggio di cominciare a vedere le cose partendo da questo. Onorevole, io sarei al suo fianco, poi al fianco di tantissime altre persone come lei, per tutelare i diritti. Però tutelare i diritti in questa vicenda specifica, come dire, non si tutelano i diritti autorizzando il chirurgo che opera poco al seno a continuare a operare poco al seno. Si fa un danno alla donna. Ecco, questo volevo sottolineare. Professore Federico, se posso rispondere brevemente. Sì, prego, onorevole Sapia. Perché poi professore Federico, lei ha parlato di tanti aspetti che io sto cercando di combattere nella mala sanità calabrese. Lei ha parlato di screening, ma lei lo sa che lo screening in Calabria non si fa più, se non in determinati posti. Molta gente non riesce a fare più lo screening. Lei ha parlato di medici capaci. Lei sa che i medici sono stati assunti non in base a concetti o criteri di meritocrazia, ma in base ad altri criteri. Professore, lei sa che noi in Calabria soffriamo il commissariamento da 12 anni perché c'è stata gente che ha lucrato sulla sanità calabrese piuttosto che altro. Se c'è questa enorme massa debitoria di oltre 230 milioni di euro, se c'è questa mobilità passiva di oltre 300 milioni di euro, se abbiamo due ASP commissariate per infiltrazione mafiosa, ma di cosa parliamo, professore? Lei, i medici calabresi sono stati messi in condizioni meritevoli, bravi, a prendere valigie e andarsene da un sistema malato, corrotto, che è soltanto mercificato nella sanità e ha fatto soltanto clientelismo politico. È chiaro che alla fine quella gente che fa non si riesce più a curare perché i soldi parte. E noi politici dobbiamo dare la massima garanzia e tutela ai malati, in questo caso calabresi. Ma se la sanità è malata e se abbiamo fatto sono stati fatti due decreti Calabria, ma non sono stati fermati i criteri del vincolo dei piani di rientro e non c'è stata possibilità di assumere, che sanità noi diamo in Calabria? Nessuna. Io abito nella... Questa brevissima replica. Io prego, sia sintetico, no, deve essere sintetico perché devo far parlare. In questi due anni, va bene, mi sono confrontato sui problemi dell'oncologia calabrese con un altro parlamentare calabrese che anche lui non ha votato per il governo Draghi e che è al Senato. E potrà raccontarle con quanta passione ci siamo confrontati per cercare di trovare delle soluzioni. Quindi io sono assolutamente dalla sua parte. Però, peccato non averla conosciuto prima, professore. Peccato non averla conosciuto prima. Vabbè. Comunque c'è tempo ancora per continuare. Perché le persone che hanno capacità, competenze, si mettono a disposizione della comunità, del bene comune, e danno consigli preziosi, è sempre utile il confronto. Allora, oggi pomeriggio Attilio Gennaro ha incontrato i dirigenti dell'ASP di Reggio Calabria per portare un messaggio molto importante. Possiamo investire diverse decine di migliaia di euro presso l'oncologia dell'ospedale di Locri, ma abbiamo detto, diteci quello che vi serve, i lavori li facciamo noi e li paghiamo noi. Cioè non cediamo neanche un euro all'ASP di Reggio Calabria, però se hanno bisogno di 10 poltrone o di 10 computer... ci preoccupiamo noi come associazione Angela Serra di comprarli e di installarli, e prima di installare i computer pittureremo le pareti perché siano più decenti. Ecco, questo è il modo di fare che noi vogliamo proporre, no? Questa è la buona sanità che manca. E oggi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, cioè io ho fatto deliberare dalla sede di Modena un finanziamento straordinario per la Locride. Non ce ne sono molti di cretini come me che prendono dei soldi raccolti a Modena e che propongono di spenderli nella Locride. Bisogna crederci. Guardi, posso dire una cosa? Specialmente se poi... Sì, professore, prego. Posso dire una cosa veloce? Io credo che quanto detto dal professor da Massimo Federico, ma anche dall'onorevole Sapia, sia fondamentalmente una grande volontà di garantire il meglio possibile i nostri pazienti calabresi. E io credo, siccome faccio il docente universitario, non sono calabrese, ma lavoro qua da 20 anni,
Devo dire, noi abbiamo dei giovani splendidi che si stanno formando presso le nostre istituzioni. Io li seguo per quello che riguarda la formazione oncologica insieme al professor Tassone, siamo gli oncologi medici, ma la dottoressa Lende li segue per quello che riguarda la formazione in chirurgia serologica. Ora, qual è il mio sogno? Il mio sogno è un sistema meritocratico che permetta ai migliori di rimanere a lavorare in Calabria. Questo è il mio sogno. È la cosa migliore, professore. E su questo è una battaglia comune, ma che è soprattutto una battaglia di civiltà. Merito, non afferenza politica, non... Io sono convinto che in questo momento abbiamo i giovani in Calabria per fare bene e non li dobbiamo più esportare in altre regioni, perché abbiamo bisogno di... È la cosa migliore, professore. Grazie professore Tagliaferri. Io ho invitato l'onorevole Sapia proprio per questa sua sensibilità nell'ascolto, perché il suo intervento, come dicevo prima, è nato dalla voglia di essere vicino a chi sta male. Dottoressa Renne, come ha visto, chi l'ha preceduta ha preso a cuore l'argomento e è un po' assoverato per poter dire delle cose importanti. Si parlava di numeri anche negli interventi, la Breast Unit di Germaneto questi numeri ce l'ha, cioè riesce a dare risposte in questo senso, e vorrei che lei mettesse un po' in evidenza quanto lavoro si fa. Allora, mi dispiace moltissimo questo scollamento che si è evidenziato fra chi prende delle decisioni, chi può prendere delle decisioni sul nostro lavoro e chi la mattina si alza e va a lavorare senza che nessuno si occupi del lavoro, perché ci occupiamo sempre di quello che si lamenta e che dice che è stato mandato a Roma. Nessuno si è preoccupato di chiedere le 200 donne che si sono operate nel 2020 a Germaneto per neoplasia della mammella, perché abbiano scelto di fare questa cosa. Ci sono dietro a questo 20 anni di lavoro, 20 anni che proprio stamattina una giovane tesista ha preso in esame per dimostrare che nella nostra realtà, le parlo anche del vecchio policlinico, perché io lavoro su questo argomento dal 2004. Nel vecchio policlinico ci sono tre casi particolari, proprio perché c'è una bella casistica che negli anni si è costruita. È stato un lavoro quotidiano, quotidiano, e dietro questo lavoro quotidiano c'è tanta gente che ha avuto fiducia in noi. Come la politica possa parlare senza avere mai incontrato nessuno degli attori che fanno questa attività e possa avere espresso dei giudizi anche rispetto a leggi italiane che sono state frutto di tanto sacrificio, perché io ho lavorato insieme ad Eusoma, al professore Cataliotti, ad Europa Donna, alle 350 associazioni nazionali, perché la legge sulle breast unit mettesse come cut-off quello di una serie di interventi chirurgici che sono ritenuti stupidamente semplici, semplicemente perché la tecnica chirurgica applicata in teoria è da primo anno di specializzazione e che quindi qualunque chirurgo generale ritenga essere in grado di fare questo senza considerare assolutamente tutta la parte di cultura senologica che c'è dietro alle giuste cure che queste che le donne affette da cancro della mammella meritano, perché tante volte noi donne sopravviviamo a lungo e abbiamo bisogno che ci sia un'estrema attenzione. Tutte queste discussioni, io sono un testimone, onorevole Sapia, perché io ho 58 anni e faccio tumori alla mammella dal 96 97, quando facevamo le chemioterapie perché non c'erano ancora i reparti di oncologia, eppure sono anni che sento parlare e nessun politico calabrese
tutti rilasciate interviste, nessun politico calabrese si è occupato di chiedere a me, che sono oramai l'ultima superstite di una vecchia generazione di chirurghi senologi, ma neanche a quelli più bravi di me, a quelli più anziani di me, che oramai se ne sono andati via con la mare in bocca. Non sono stati interpellati, nessuno. Perché non ci avete chiesto che cosa ne pensavamo, se eravamo d'accordo col decreto 100? Io le avrei detto che sono felicissima che la dottoressa Crocco finalmente, dopo 2 anni di va e vieni, di richieste ad Agenas se fosse o no lecito che strutture che facevano 10, 15 cancri, ma anche 30 cancri, senza avere alle spalle tutto il corredo, che per noi è un corredo che ci siamo costruiti in 20 anni, fosse a noi gradito. Questo è il problema che abbiamo in Calabria, uno scollamento, e chi lavora, siccome non ha tempo di andare in giro per le varie segreterie, non viene tenuto in assoluta considerazione. Spero che 5 Stelle, visto che si propone come una forza di lavoro vicino alle persone, cambi il modo di comportarsi, chieda prima di parlare a noi, a chi si occupa del problema. Onorevole Sabia, prego. Dottoressa, apprezzo quello che fa e mi fa molto piacere della sua professionalità e del suo lavoro in favore dei malati oncologici. Però un politico non è che può andare in giro a chiedere a tutti. Quando esce un decreto, fatto un DCA, fatto dal commissario, i rilievi, i rilievi vanno fatti a lui, alla struttura commissariale, mi perdoni, non può andare a fare a chiedere o altro. Se lei era in disaccordo con me, poteva chiamarmi, potevamo fare un confronto e no, io non ero in disaccordo. Confrontarci con io non ero in disaccordo con lei, perché io non sono in disaccordo con la legge italiana. Perché il decreto 100, io ricordo allora che neanche coadiuvato, firmato, timbrato, firmato dal Dipartimento Tutela della Salute, che è all'interno della regione Calabria. Quindi pensi un po', la struttura commissariale che non si parla con il Dipartimento Tutela della Salute. Un legislatore va a vedere gli aspetti normativi, fa anche atti di sindacato ispettivo e va a vedere anche le condizioni degli ospedali dove ci sono segnalazioni o cose che non vanno. E lì a Germaneto non mi è stato segnalato nulla che non va, quindi io non mi sono mai mosso, anzi ultimamente è stato guarito in ECMO un mio amico paziente da voi colpito dal Covid, quindi io vado a sottolineare, vado a vedere gli aspetti normativi che mancano, dottoressa. Onorevole, e poi io non faccio più parte di 5 Stelle, mi hanno tolto fuori, quindi adesso ma io quello che le contesto, verranno altri io quello che contesto, che le contesto, ma non contesto a lei come certo. Francesco Sabia, certo. Con il quale ho già avuto modo di dirle, ho conoscenze anche diciamo comuni e quindi so quanto sia onesto nei suoi intenti, però il concetto è che non è l'onorevole Sabia che non ha chiesto, non è l'onorevole Tal dei Tali, è tutto il sistema. Cioè esiste tutta una corte dei miracoli nella politica calabrese, che si circonda sempre degli stessi personaggi e che non assolutamente non si sporca le mani con chi lavora quotidianamente. Allora, la mia richiesta è questa: sentiamo perché non funzionano gli screening. È vero che non funzionano in Calabria, è un grossissimo problema. Noi abbiamo cercato di sollevare questo velo nel 2012, quando abbiamo fatto una riunione nazionale con l'Associazione dei Radiologi e sono venuti i massimi esperti di radiologia senologica in Calabria, proprio per parlare di screening. Dopo un anno e mezzo che come Europa Donna, lei se non lo conosce glielo ricordo, Europa Donna è un'associazione di donne operate al seno, che è attiva in tutta Europa, sono 47 gli stati europei che ne fanno parte. Io sono nel Consiglio nazionale e
nel Consiglio Direttivo Nazionale da tanti anni, proprio perché l'attenzione delle donne era fortissima sulla Calabria, e tutto questo non è stato mai preso in considerazione più di tanto. Cioè, abbiamo chiesto che gli screening potessero avere anche un accesso volontario, dopodiché è scomparso tutto, come se ci fosse Mago Merlino. Ha visto, dottoressa Renne, stop it. La passione, fermiamoci un attimo. La passione, esatto, della dottoressa. Però, siccome sono le 20:02, io umilmente mi permetto di suggerire Renne, di concludere la riunione, diciamo, con un messaggio positivo. Per fortuna, almeno 3 breast unit in Calabria le hanno attivate. Speriamo che se ne possano attivare altre 2, ma con le stesse caratteristiche. È chiaro, ma onorevole, è quello. Eviti di dire sì a chi la tira per la giacchetta, che vuole un favore per il proprio orticello. Ecco, solo questo, ha capito? Poi, lavoriamo insieme. Andiamo, professore, a io faccio professore Federico, non faccio tirare dalla giacca da nessuno, perché sono le sofferenze dei pazienti, dei medici che non possono operare quando mancano gli strumenti utili. Ma non professore, si deve gli strumenti utili, professore Federico, professore. Delle scelte e fare in modo che si concentrino ragionevolmente nella regione, si distribuiscano bene le risorse che ci sono. Federico, non si possono comprare i robot a tutti gli ospedalini, dicendo gli ospedalini, però professore Federico, per poter dare dignità e diritto di cura alla gente, almeno anche un'analisi del sangue, e qui mancano, nella fascia ionica mancano, c'erano 5 ospedali, adesso c'è uno SPOC, che chiamarlo SPOC è anche un po' azzardato. No, forse qui è il caso di fare una piccola distinzione, nel senso che, a parte che il professore Federico mi ha rubato il mestiere stasera e quindi è fatto lui da intermediario, no, volevo solo dire questo, che io concordo con l'onorevole Sapia quando si dice che i piccoli ospedalini servono per garantire anche la cura, soprattutto in una Calabria come quella che abbiamo oggi. Ha perfettamente ne hanno chiuso 18, ma almeno non ci hanno lasciato niente. E ancora il piano di rientro prevede tagli, non si può gestire la sanità tagliando i servizi. Questo è il concetto che deve passare, non si può gestire la sanità tagliando i servizi. Onorevole Sapia, io però volevo dall'altra parte dire che il piccolo ospedale serve veramente per garantire la cura, per, soprattutto nelle emergenze, quando poi però si deve andare nei grandi ospedali, e nel caso, credo, del tumore della mammella, quello che dice il professore Federico, ma questo è un altro discorso, certo, questo è un altro discorso, è chiaro. Stavo dicendo degli ospedalini per curare il tumore della mammella, ci mancherebbe, me ne guarderei bene. Non so se si sente. Mi sente? Ogni tanto si chiude il microfono da solo. Io volevo solo dire questo, che il tempo a disposizione sarebbe veramente dovuto essere molto di più, e mi dispiace perché ho potuto dare poco spazio a tutti voi per quanto è importante l'argomento. Però magari... Prego. Dico, il messaggio che è uscito è che c'è una grande attenzione per il malato oncologico. Questo è apparso chiaro nella trasmissione, l'intento è quello di far crescere ancora di più l'attenzione sul problema del malato oncologico, certo. Un'attenzione che magari lei stesso, certo, ci può aiutare a fare avere, perché è proprio la politica che deve avere più attenzione verso queste problematiche. Se lei ci dà una mano, per quanto mi riguarda come operatore dell'informazione, ma qui abbiamo se mi posso permettere, voglio dire, onorevole, che le fa onore essere preoccupato. A mio avviso, l'ho detto prima e lo ripeto, è stata levata la possibilità agli ospedali di intervenire sulle donne, punto, senza dire il perché, che comunque il perché era un perché che va poi alla fine a tutelare
le pazienti l'ha indotta comunque a preoccuparsi per questo e ha fatto benissimo. Ovviamente nessuno può essere esperto in tutto e capire le cose a volo. Ci mancherebbe, quindi sono contento che ci sia una persona come lei attenta ai problemi e secondo me siamo dalla stessa parte, ma l'abbiamo capito magari questa sera, ecco, fino a un'ora fa magari no, tutto qui. E le Già posso questo, raccontare una anche questo è piccola, importante. per capire il problema molto semplicemente, Attilio, porto solo un caso. devi essere brevissimo perché non c'è tempo. Velocissimo, velocissimo. È successo a diverse pazienti, le seguo subito, onorevole. Quando c'è un tumore alla mammella, non sempre, come diceva anche il prof. Tagliaferri, non sempre l'intervento è la prima soluzione. Perché se il tumore esordisce, sa benissimo, metastaticamente, cioè che ci sono tanti altri piccoli tumori, quell'intervento non è positivo per il paziente. In molti centri dove mancava l'oncologo, il radiologo, magari quella donna è stata operata in maniera non corretta perché necessitava prima una terapia di una cura farmacologica e dopo l'intervento. Quindi quell'intervento fatto in maniera sconsiderata ha peggiorato di gran lunga la prognosi. Breast unit significa invece avere non solo il chirurgo, ma tutte le persone che si scambiano le esperienze. Quindi capisce bene che la donna è molto più tutelata. Credo. Spero di essere stato molto chiaro sull'importanza di avere più persone che si occupano dello stesso paziente, ovviamente, piuttosto che una sola in croce, magari in un centro che ha solo la chirurgia. E questo è Grazie, successo sia in Attilio. Calabria. Sì, scusate, sono andato Sì, no, lungo. grazie perché è una questione di problema. Io volevo chiedere, per strappare una promessa al professore Tagliaferri e alla dottoressa Renne, se mi ospitano da loro per far vedere come lavora la Breast Unit Germaneto. Sono stata a trovare le altre Breast Unit, vorrei venire a trovare anche voi, anche perché professore Tagliaferri, lei è la prima volta che in questa trasmissione è mio ospite, le ho potuto dare poco spazio rispetto a quella che è la sua grande professionalità. Se lei mi dà questa opportunità, insieme alla dottoressa Renne, vi verrò a trovare. Saremo onorati di averla con noi e per costruire un bel Porta punto di informazione. Piero Sandro, aspetta che vi arrivi la case manager, però, eh? Così fate ancora più bella figura. Dovremmo essere addirittura Esatto, speriamo proprio che domani decidano. Professore Federico, lei è già stato nostro ospite, io non so come ringraziarla per i contributi importantissimi che dà e le informazioni che dà a chi ci segue. E grazie ad Attilio Gennaro e all'Associazione Angela Serra per questo grande esempio sul territorio. Grazie alla dottoressa Renne che ha ricevuto tantissimi messaggi per la sua qualità professionale ma anche umana. Come chirurga senologa. Onorevole Sapia, non sono facili a volte queste trasmissioni per chi si trova nella sua posizione, ma credo che lei ne sia venuto fuori alla grande e che abbia dato l'opportunità di, come dire, di raccogliere un po' di quelle che sono le istanze del territorio in un campo, in una tematica come quella dell'oncologia. Che è veramente di grande importanza. Speriamo che ancora una volta Molto, lei molto. si faccia portavoce di queste istanze del territorio calabrese a Roma, dove il governo decide un po' anche per noi. Lo farà, Certo, onorevole? sicuramente. Io sono un paziente nefropatico, quindi mi staranno a cuore tutti, tra virgolette, i colleghi che soffrono malattie e non hanno possibilità di curarsi. E Curarsi in questo è il nostro Calabria compito. è importante, professionisti Esatto. serissimi, ne abbiamo. Speriamo E che. devono rimanere in Calabria, non devono essere messi vessati dal sistema e costretti ad andarsene. Ci sono tanti casi che sono successi in questi anni. Questo è il nostro compito. Grazie, veramente.
Grazie a tutti Va bene. voi, grazie a Giuseppe Donato che ci manda in onda, e grazie alle TV che ci mandano in onda e che danno l'opportunità alle persone che ci seguono di avere delle informazioni così importanti come è stato questa sera. Veramente grazie a tutti voi per aver accettato questo mio invito e spero di riavervi ancora perché più parliamo di queste tematiche e più riusciamo a stare vicini alle persone. Grazie veramente. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci, grazie a lei, arrivederci, arrivederci, arrivederci.